E bentornati su Rete 8, amici di Chef in Cucina. Oggi vi saluto da Roseto, dalla vecchia marina, insieme al nostro chef Gennaro D'Ignazio. Buongiorno a tutti e bentrovati. Bentornato Gennaro. Allora, oggi che cosa ci prepari? Qui vedo delle seppie, giusto? Sì, faremo una seppia ripiena, okay. Con verdure di stagione e qualche altro diciamo pesce da mettere dentro, tanto per renderlo un pochettino più appetitoso. E, sarà una proposta che può essere valida sia per da antipasto che da secondo. Ok, quindi diciamo polifunzionale. L'antipasto magari ne utilizziamo un po' meno, invece poi per secondo piatto possiamo abbondare un po' di più. Bisogna vedere cosa si trova la mattina e quindi adattare il tutto. Eh beh sì, perché comunque con la cucina marinara è un po' così, dipende anche molto dal pescato del giorno. Bisogna orientarsi su questo ragionamento, sennò prenderemo fregature sia a livello economico che a livello qualitativo. Ma poi un'altra cosa secondo me molto importante è anche la stagionalità del mare. Infatti c'è stata proprio un'iniziativa intrapresa da Slow Food, Le stagioni del mare, dove effettivamente si cerca un po' anche di comunicare questo concetto della stagionalità in mare, perché anche il mare ha le sue stagioni. Assolutamente, e quindi più se ne parla e meglio è, anche perché diciamo che negli ultimi tempi con i cambiamenti climatici qualche variazione pure a livello stagionale succede. In effetti nelle stagioni diciamo di 10 anni indietro le seppie di questo periodo non c'erano. Probabilmente non le trovavamo. Adesso non sono come quelle di settembre, quindi sono leggermente più durette, l'acqua è più fredda, però poi l'aggiustiamo con la cottura. Perfetto, qualcosa... c'è sempre una soluzione. Una soluzione. Bene allora. Gennaro, allora gli ingredienti, di cosa abbiamo bisogno? Ecco, allora partiamo con ovviamente le seppie, dove queste sono quelle che noi andremo a fare ripiene e queste qui sono le teste che noi taglieremo per mettere nel ripieno. Okay. Cioè queste le riempiamo e queste le usiamo per il ripieno. Per il ripieno, ok. Quindi li tagliamo. Ricetti. Sì. Che sono quelli che io preferisco, sai Gennaro? A me sì, piacciono queste, tantissimo. Come dicevo prima, bisogna saperle, innanzitutto bisogna pulirle bene, perché soprattutto quando sono pescate, come in questo periodo, con sistemi un pochettino più invasivi, si rischia che rimanga la sabbia sui tentacoli. Ok. Quindi vanno pulite bene, bisogna perderci un pochettino di tempo in più. Un po' di pazienza. Sì, poi le tritiamo un attimino fine. E quando le cuciniamo un attimino a temperatura bella sostenuta per diciamo cucinarle a stress termico, in modo che non perde acqua, perché poi la cottura vera e propria la farà nel forno dentro la seppia. Ecco. Quindi fiamma alta. Sì. Ecco, noi non vi abbiamo dato le dosi, ma come sempre vi ricordo che trovate tutti gli ingredienti nella nostra grafica finale, troverete tutti gli ingredienti e tutto ciò insomma che serve per realizzare questa ricetta, che vi invito come sempre a rifare a casa, perché con i consigli dei nostri chef possiamo riuscire, vero Gennaro? Certo, anzi. Poi i nostri telespettatori, le nostre telespettatrici sono veramente bravissime. Le facciamo, sono anche diciamo scelte prima per fare, sono tutte ricette che si possono rifare tranquillamente a casa. Sono anzi, io voglio approfittare della nostra telecamera per salutare Davide da Silva, che l'anno scorso cucinò insieme a noi da Marco Callora una sua ricetta, bravissimo. Lo voglio salutare perché sta per diventare papà. Gliel'avevo promesso, quindi tanti tanti auguri a Davide e alla sua meravigliosa compagna. Allora, andiamo con l'olio. Quindi filo d'olio in una padella. Sì, eccoci qua. Cerchiamo di addomesticare l'attrezzo elettronico che ci... Allora, quindi andiamo con la seppia. Ieri dicevo, Gennaro, se dovessi comprare una cucina nuova voglio tutte piastre ad induzione, ma per un semplice motivo. Si puliscono in maniera immediata. Ma diciamo che proprio non si sporcano. Quindi... Non si sporcano, esatto. Allora, facciamo rosolare un pochettino. Sarà un po' il futuro, secondo me, l'induzione ovunque. Mettiamo una tritatina di cipolla rossa. Ecco qua, non tantissima. Eccoci qua. Seppia e cipolla rossa. Cipolla rossa. Ecco, per chi si fosse sintonizzato con noi in questo momento, stiamo realizzando delle seppie ripiene che possono essere utilizzate sia come antipasto che come secondo piatto, e in questo momento stiamo realizzando il ripieno. Quindi il nostro chef ha tagliato, possiamo chiamarli ricetti, tentacoli della seppia,
pezzettini piccolini e aggiunto un po' di cipolla. Lo facciamo rosolare, quindi mettiamo un pochettino di carota, che non deve cucinare tantissimo. Okay, perché sempre... tanto poi ci sarà, sì, una seconda cottura in è forno. È una scottatina, giustamente, che serve, eccola qua. Poi ci mettiamo i broccoli. Se hai bisogno di aiuto mentre tu metti i broccoli, io ti posso anche girare, chiedi. Vabbè, tanto eccolo qua, è una cosa semplice. Broccoletti, i broccoli sono già lessati. Sì, giusto per farli, se no diventano troppo importanti come, come sapore, come odore. Gli abbiamo dato una sbollentata e stiamo dando, sì, adesso una leggera minuzzata. Sì, giusto. Metto qua. Questa qua la mettiamo a posto. Andiamo sempre. Adesso mettiamo le patate sempre lesse. Qua. In modo che le patate dà una, diciamo, al ripieno gli dà stabilità. Mazza, mi sta venendo proprio l'acquolina in bocca a Gennaro, il mio stomaco brontola. Sento questo profumino, che meraviglia. Poi a me l'abbinamento del pesce con le verdure piace tantissimo. Eccoci. Poi la seppia ripiena è proprio un must. Sì, la seppia, diciamo che in Abruzzo... insomma, ha la sua importanza. Non manca mai, via. Eccolo qua, rialziamo un pochettino la temperatura. Scusate, faccio... ecco qua. Quindi anche le patate sono precedentemente lessate. Sì. Sì, adesso aggiungiamo un pochettino di acqua per fare l'amalgama. Sì, un po' di pomodoro. Giusto poco, che sì, serve per colore, l'acidità. Ok. Ma soprattutto sì, per l'acidità, che è una... Ecco, perché è importante l'acidità? L'acidità è importante perché è uno stimolatore di diciamo, delle per le papille gustative, okay, per okay, sentire proprio tutti i gusti. I sapori. Sì, sì. Ok, interessante. Sì, sì. Eccolo qua. Dicevo, aggiungiamo un pochettino di acqua che aiuta a fare... un po' di amalgama, eccola qua. Ecco, mentre amalgama mettiamo gli odori, ce li mettiamo alla fine e così li conserva più, okay, a lungo. Quindi un pochettino di salvia, eccoci qua. Le foglioline magari più tenere, che non sono tanto... Mi piace questo abbinamento della salvia con il pesce. Eh sì, diciamo patate... Abbiamo qui salvia, poi che stiamo mettendo maggiorana. E la maggiorana, sì. Io ho proprio la passione per le erbette aromatiche, proprio ci stanno. Sì, sì, queste ce le coltiviamo tutte noi qui nel giardino, oh, perché... Sì, prendono anche un po' la brezza del mare. Sì. Proprio... Sono... Non le erbette di montagna, le erbette del mare. Eccolo qua, ci siamo quasi, perché non è che, come dicevo, non deve proprio cucinare. Okay. Quindi noi dobbiamo aggiungere anche i gamberi poi? Quelli li aggiungiamo proprio alla fine. Perché non devono perché, cuocere? Sì, diciamo che già la cottura nel ripieno per loro è già troppo. Esatto. Sì. Adesso aggiungiamo qualche gambero. Quindi qui abbiamo gamberi bianchi, giusto? Sì. Questi sono i gamberi rossi? Sì, questi sono un pochettino più saporiti. A trovarli questi, e questo è sempre la seppia tagliata, giusto per rinforzare un attimino la bontà del tutto. Io direi che se non vogliamo perdere tempo possiamo anche mangiare tutto così, che insomma già ci siamo, Una specie di spezzatino di mare lo chiamerei io. Ecco, la consistenza è giusta, possiamo spegnere. Perfetto. Adesso spegniamo. Ed è importante, diciamo, nei ristoranti, noi abbiamo l'abbattitore, ci facilita tutto il compito, comunque raffreddarlo per poterlo, diciamo, usare da ripieno, per metterlo dentro le seppie. Allora, raffreddato il ripieno, possiamo procedere ci abbiamo già la pentola da infornare, con la carta forno è importante perché sennò
s'attacca sul fondo. Ecco, noi ora vi facciamo vedere proprio come si fa. Ah, ecco, una cosa importante è che quando si puliscono le seppie bisogna pulirle in questa maniera qui, per fare almeno questo tipo di ripiena, cioè senza tagliarle e quindi pulirle dall'interno, in modo che poi ci facilita sia il ripieno da riempire che da cuocere ovviamente. Certo. Ecco, noi ovviamente per tempi televisivi abbiamo già cotto le nostre seppie in anticipo, però ci tenevamo particolarmente a farvi vedere proprio questa operazione di ripieno, che fondamentalmente è un'operazione molto facile. Come dice il nostro chef, bisogna semplicemente pulire la seppia facendo in modo di lasciarla aperta nel punto giusto per poter inserire il nostro ripieno. Sì, poi la riempiamo bene bene, perché deve essere qui, bella, diciamo, ripieno, il ripieno è una parte importante, cioè non è una cosa secondaria, insomma, quindi è più, diciamo, la facciamo bene, più quando sarà cotta poi fuori uscirà un pochettino e sarà, come si dice, un'appendice bella gradevole, okay. Diciamo del... Ok. Allora, come vi avevamo detto, ovviamente noi abbiamo già cucinato le nostre seppie, sono qui, sono meravigliose. Ecco, quindi poi queste praticamente quando cucinano si ritirano un po' e viene ancora più fuori. E se ne esce un pochettino che fa, ecco. Che meraviglia. Ecco perché se le facciamo colorate sono pure più belle e da vedere. E poi c'è l'osso sotto che regge tutto il ripieno. Che regge il ripieno. Che belle. Ah, ecco. Consiglio per casa, con un forno tradizionale, per cucinarle bene bisogna, l'ideale sarebbe infornare, preriscaldare il forno con una vasca di acqua sotto, in modo che prende umido. Sì, poi si fa andare sempre con la vasca all'interno della camera, si fa andare per circa 10 minuti a 110 gradi, a bassa temperatura. 10 minuti, 110 gradi, con poi l'acqua si toglie sul fondo del forno. Sì, che crea umido all'interno della camera. Poi si toglie l'acqua e si fa altri, diciamo, dipende quando sono grandi, diciamo 7-8 minuti a 160 gradi, che fanno tipo una gratinatura. Quindi ricapitolando, 110 gradi, mettendo una teglia con dell'acqua che genera umidità per circa un quarto d'ora, dopodiché la togliamo, alziamo a 160 gradi per altri 7-8 minuti. 7-8 minuti. Perfetto. Così avremo una seppia gratinata, però allo stesso tempo non è proprio dura, perché eccolo qua. Ed ecco il risultato, direi invitante, meraviglioso e anche veramente una ricetta semplice da rifare a casa. Eccolo qua, ci mettiamo giusto una foglietta e giusto un peletto di olio. Un filetto d'olio che non guasta mai, insomma, siamo in Abruzzo, viva l'olio. Grazie eccolo Gennaro qua. Per questa ricetta e queste complimenti. Sono le seppie, ecco qua, mettiamo a posto. E voi amici, mi raccomando, impegnatevi a rifarle a casa. Noi ci vediamo domani, perché anche domani saremo insieme al nostro chef Gennaro D'Ignazio. A domani. Grazie, grazie a tutti. I legumi è un alimento d'eccellenza. Hanno alto contenuto sia delle proteine che di carboidrati. In più contengono la fibra insolubile che regola i livelli di glucosio e di colesterolo nel nostro organismo.